Carissimi fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 27ª domenica del tempo ordinario attraverso l'esercizio della Lectio Divina liturgica, ossia di quella lettura spirituale della liturgia. Domenica scorsa Gesù ha aiutato i discepoli a passare dal loro modo di pensare a quello di Dio, da un approccio esclusivista a un approccio fraterno, da un approccio legalistico a uno di fede. È un cambiamento che chiede una vita intera. Terminato così il capitolo 9 di Marco, oggi ci introduciamo nel 10° capitolo con una diatriba, con una discussione tra i farisei e Gesù. Il tema è quello del divorzio. E per introdurci in questa pagina evangelica e in questa tematica la liturgia ha scelto un capitolo, il primo capitolo della Genesi, il capitolo 2, scusate, della Genesi. Non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Un testo che ci ricorda che solo in Dio possiamo trovare la vera sorgente della vita, come ci farà cantare il Salmo: ci benedica il Signore, fonte della vita. Non dimentichiamo che siamo sempre in cammino con Gesù verso Gerusalemme, dove Gesù darà la vita morendo in croce per noi. Ed è proprio dentro il contesto dell'amore che siamo allora invitati a leggere e interpretare questa diatriba tra i farisei e Gesù. Entriamo nel testo del Vangelo, capitolo 10, versetti 2-16. Alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Alcuni farisei. I farisei sono i laici che osservano alla lettera la legge e si credono superiori a tutto, esperti di tutto. Si avvicinano a Gesù non solo per metterlo alla prova, ma proprio per tentarlo. Atteggiamento che ricorda gli israeliti nel deserto, i quali manifestavano la loro incredulità verso Mosè e verso Dio. Tentarono il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi o no? Ci ricorda l'Esodo al capitolo 17. La trappola qui tesa riguarda il tema del divorzio, un tema vivamente dibattuto al tempo di Gesù. Nella discussione si affrontavano due maestri celebri. Da una parte Rabbi Hillel, un fariseo aperto che accettava i diversi motivi che marito e moglie possono avere per separarsi. Al contrario di Rabbi Sammai, rigorista, non ammetteva che un numero limitato di casi. Da ricordare che nel diritto israelita solo l'uomo poteva ripudiare la donna. Nel Talmud si legge che la donna può essere ripudiata, lo voglia o no, ma lei naturalmente non può ripudiare il marito. Ecco, i farisei cercano di portare all'angolo Gesù, di farlo venire fuori, di fargli prendere una posizione. Continua il testo del Vangelo. Egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida ciò che Dio ha congiunto. La prima cosa che Gesù fa è rimettere la legge di Mosè al suo giusto posto. A causa della vostra durezza di cuore,
scrisse questo progetto. Ma nel libro del Deuteronomio, nel capitolo 24, si legge: quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia, non gli piaccia più ai suoi occhi, scriva per lei un libello di ripudio. Questo è il testo del Deuteronomio, alla quale appunto si rifà Mosè. Ma la legge sul ripudio, formulata appunto da Mosè, serviva per arginare, per mettere un freno al potere dell'uomo sulla donna. Quello che ha fatto Mosè è proprio mettere un freno al potere dell'uomo sulla donna. Ma non era un diritto assoluto, né tantomeno un diritto acquisito, ma era un'emergenza. Gesù insegna che la legge va valutata in base al suo dinamismo. Lui dice no alla legge di Mosè e ne spiega il motivo. È una legge transitoria, subita per difendere la donna. Ma Gesù fa un passo ulteriore e aiuta i suoi interlocutori, i farisei, ad andare all'origine, al principio. Il matrimonio secondo il disegno di Dio, descritto nella Genesi. Lo abbiamo sentito nella prima lettura e nella citazione di Gesù. Gesù allora non si pone al livello della legge, ma riporta il dialogo a partire dalla scrittura, dal disegno di Dio, dove l'uomo e la donna sono alla pari, come suggeriscono anche le parole ebraiche. Ish e Isha, uomo e uoma, potremmo tradurre. In secondo luogo, l'uomo e la donna si incontrano per uscire dalla solitudine. Non è bene che l'uomo sia solo, ricorda la Genesi. Allora l'uomo ritrova se stesso solo in relazione, in comunione con i suoi simili. Continua il testo del Vangelo. A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Il discorso di Gesù è duro da capire, tanto che in privato i discepoli necessitano di un ulteriore approfondimento. Gesù dunque riporta la parità, ridona la dovuta dignità alla donna. L'atto di adulterio non vale solo per la donna, ma vale anche per il marito se questo va con un'altra donna. Basterebbe ricordare il testo di Giovanni 8. Questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio, ma non si dice nulla dell'uomo, come se la colpa fosse solo della donna. Questa era la mentalità del tempo. E il testo del Vangelo conclude così: gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono dicendo: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva imponendo le mani su di loro. L'accoglienza e l'abbraccio dei bambini conclude il testo. Ancora una volta dunque i bambini, i bisognosi di tutto, dicevamo domenica scorsa, vengono posti al centro, quale metro di misura con il quale leggere e accogliere le persone e gli eventi della vita. Ma dopo aver cercato di capire cosa dice il testo, facciamoci la seconda domanda: ma cosa dice a me questo testo? Il discorso tra Gesù e i farisei avviene lungo il cammino verso Gerusalemme. È un cammino di amore quello che Gesù compie, che culminerà nel più grande gesto d'amore, donare la vita in croce per l'umanità. Ed è in questa cornice di amore che Gesù aiuta i suoi discepoli e oggi aiuta me, ma ciascuno di noi, carissimi fratelli e sorelle, a rileggere gli eventi della vita. Lo fa aiutandoci a uscire da una lettura puramente legalistica, farisaica, e a coltivare una lettura d'amore, una lettura di fede. È un tema già affrontato domenica scorsa, è ripreso da Papa Francesco in quest'ultimo periodo quando ci ha invitati ad accostare gli eventi della vita
non con uno sguardo legalistico, ma con uno sguardo di fede. Perché non tutto può essere regolato dalla legge. C'è lo sguardo dell'amore, quello sguardo di Dio in principio. Dio disse. Ed è uno sguardo di amore, è uno sguardo libero, colmo di stupore, di meraviglia, è uno sguardo di pastore. Gesù allora non dà peso alla disputa, non tifa per l'uno o per l'altra scuola rabbinica e non si ferma neppure alle leggi d'urgenza, anche se è stata promulgata da Mosè. Gesù torna al principio e in questo modo aiuta me e ciascuno di noi a imparare a tornare al principio, all'atto creativo di Dio, che custodisce in sé il vero DNA di ciascuno di noi, ma anche della coppia, della famiglia. Gesù ci riporta a contemplare l'atto creativo di Dio, il quale ha fatto bene ogni cosa, e lo ha fatto per la comunione, non per la divisione. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, diventerà una cosa sola. Tornare alle origini, al principio, e tornare alle radici. Gesù allora ci suggerisce che la vita di coppia non va compresa alla luce della legge, ma dell'amore. E se non c'è un principio, se non c'è in principio non c'è Dio, su dove si fonda l'amore della coppia? Tutto crolla. Non basta la legge, non basta l'emozione, non basta la passione del momento. Benedetto XVI, di fronte alle tante crisi coniugali, si era già posto questa domanda. Quanti matrimoni celebrati in chiesa sono veramente validi? Se non c'è la fede, non c'è neppure il sacramento, se non c'è il principio originario, non può reggersi un matrimonio. E allora, volendo recuperare l'immagine finale del Vangelo, ciascuno di noi può capire la sua vita personale di coppia solo a partire da un abbraccio di Dio, che ci ha fatti come Lui, ci ha uniti a Lui per imparare a costruire nuove relazioni come Lui, in Lui. Anche il matrimonio, o si impara a comprenderlo come una risposta a una chiamata, dove Dio è colui che nella sua libertà chiama a unirsi, altrimenti su che cosa si fonda questa unione? Legarci gli uni gli altri perché siamo legati a Gesù e al suo amore, impegnati nell'amore perché Gesù ci ha amati per primo, perdonarci a vicenda perché Gesù ci ha perdonati per primo. Quel per sempre, che l'uomo non divida ciò che Dio ha unito, è possibile solo se accolto come un dono di Gesù crocifisso, perché l'uomo da solo non riuscirà mai a trovare la forza per vivere un amore per sempre. Ecco allora, non si tratta tanto di leggi, ma di vocazione. È un tema che vale per la coppia, ma vale per ciascuno di noi, anche per me sacerdote. Non si sceglie per educazione ricevuta, ma per incontro personale, a tu per tu. Chi sono io per te? A questa domanda siamo chiamati a rispondere. E solo se inserito in questo orizzonte, la vita di coppia potrà trovare fondamento. Se ci pensiamo, la società odierna, in forza delle leggi, punta solo a dividere, ma non si pone mai la domanda sul come aiutare a rendere più salda l'unione. E questo non dipende dalla legge, ma dipende dall'amore, dal lasciarsi trasformare dal Signore, affinché Lui possa cambiare i nostri cuori. Questa è la logica, allora, che Gesù ci insegna oggi, affinché l'amore sia più vero e più fecondo. Il discorso di Gesù ha al centro la vita coniugale, ma in fondo ha al centro la vita di tutti, perché ogni vocazione è una risposta di amore all'amore di Dio che chiama. Gesù allora getta le basi per la libertà del cristiano,
Norma di comportamento non è mai una legge esterna all'uomo, ma solo l'amore che dentro riaccende il volto, il sorriso, il sogno di Dio. Questa è la vera libertà. Ed è bello che oggi il Signore riproponga questa proposta a ciascuno di noi lungo il suo cammino verso Gerusalemme, perché al di là delle nostre fatiche e debolezze, Lui ancora ha fiducia in ciascuno e al di là del contesto che stiamo attraversando, molto difficile, il Signore sa che se solo impariamo a ritornare al principio, allora tutto può cambiare. E allora io che cosa rispondo al Signore? Ed è la terza e ultima domanda. Ecco, io rispondo a Lui con la parola della Chiesa e la colletta e poi con la mia preghiera. E oggi vorrei proprio proporvi la mia preghiera a conclusione di questo momento, cercando di fare in modo che anche attraverso il mio modo di pensare io possa così, con semplicità, insegnarvi anche a pregare. Augurovi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Dio, ravviva il mio cuore affinché sempre ricordi che Tu solo sei principio e fine della mia vita e della mia vocazione. Aiutami a comprendere che se Tu non costruisci la casa del mio esistere, invano impiego le mie energie. Che io come bambino, con il cuore e la memoria, reimpari sempre a tornare al giorno in cui Tu mi hai sedotto e chiamato, e io Ti ho risposto lasciandomi sedurre. Lì tutto ebbe principio. Che io torni sempre a Te, Signore Dio, per trovare in Te rifugio e conforto, guarigione e consolazione, fiducia e coraggio, così che possa ripartire con la certezza che Tu sei sempre con me, perché mi ami, amore eterno e misericordioso.